Salve a tutti malandrini e benvenuti alla seconda puntata di Potter Quest. L'argomento di oggi è un personaggio, forse il più controverso di tutta la saga. Stiamo parlando di Severus Piton. Yes. Yeah! Io e Rose teniamo molto a questo argomento perché è praticamente la cosa che ci ha avvicinato quando ancora non ci conoscevamo bene e ci siamo messi a parlare per ore proprio del nostro moccioso ed è effettivamente l'inizio della nostra amicizia, un po' come il troll per Harry, non Hermione in pratica. Rosa. Prima di iniziare vorremmo sfatare alcuni miti. Prima di tutto, Piton non è un vampiro e non è un animagus, soprattutto che ha la forma di un pipistrello. Il secondo mito è che Piton fosse presente alla morte di James e Lily sotto un mantello dell'invisibilità, che non so come si faccia a pensare una cosa del genere, però vabbè, non credo che un mantello dell'invisibilità fosse sufficiente per nascondersi da Voldemort, e comunque Piton non ne ha uno, in ogni caso è inutile che ci stiamo su, è stupido pensarlo. Poi terzo, il mito peggiore. Ogni volta che qualcuno pronuncia questa frase, un Potterhead nel mondo ha un attacco di cuore. Stai leggendo Harry Potter? No, mamma mia, ma è bellissimo. Io ho visto tutti i film. Comunque avevo capito tutto prima, cioè, troppo chiaro per me. Ma quindi, se io ho capito bene, Piton è il padre di Harry. E adesso che ci siamo chiariti, possiamo cominciare. Severus Piton è forse il personaggio più interessante e dibattuto della saga. È profondo, misterioso, ambiguo e non lo conosci, non lo capisci fino alle ultime pagine del libro, e anche se è presente praticamente per la maggior parte della saga. È un personaggio incredibile con tantissimi pregi e rivalutazioni che sono tutte giustissime, però spesso ti fanno perdere di vista delle cose che Severus Piton ha e continua ad avere, che però non vedi più perché quello che pensi è solo che figo, che figo, che figo. Non dimentichiamoci che pur essendo un adulto e pur ricoprendo un ruolo prestigioso come professore di Hogwarts, Piton è e rimane infantile. Psst, Rose, per i pazzi compiti di trasfigurazione. Rose, ehi Rose, è vero che Regal ti ha invitato ai tramanici di scopa questo weekend? Sì. Un mondo più appuntamenti insieme a me, Rob. Sì, ma infatti te lo volevo chiedere perché... Nonostante sia un grande conoscitore della sua materia, il suo modo di approcciarsi agli studenti non insegna nulla. Non si fa scrupoli a umiliarli, sebbene siano solo degli undicenni, e nonostante lui sia stato vittima a sua volta di bullismo da bambino.
È lui il vero bullo, consapevole di avere sempre il coltello dalla parte del manico, se la prende con dei ragazzini che non possono difendersi e usa due pesi e due misure proprio per ribadire che il suo giudizio è insindacabile e che può fare quello che vuole. Insomma, un incubo di prof. Pensate al povero Neville, ad esempio, e di quei prof che ti lasciano proprio traumatizzato a vita. Ed è l'incubo scolastico della Rowling, che infatti dice di essersi ispirata a un suo stesso professore. L'altro grande difetto di Severus Piton è la superbia. Questa è la cosa che l'ha portato a fare tutte le scelte sbagliate. Nonostante lui abbia conosciuto la sofferenza, questo non l'ha aiutato a rafforzarsi o a immedesimarsi negli altri, ma anzi ha voluto che gli altri provassero quella stessa sofferenza proprio per mano sua, arrivando a scegliere di diventare mangiamorte pur di dimostrare agli altri di valere qualcosa. Vedere nell'essere mangiamorte il modo più diretto per avere e mostrare potere, dove tutti vedevano solo un ragazzino sfigato, un muticcio e secchione. E questo è il motivo per cui Dali, lì del sangue marcio, in quel famoso episodio dove sono coinvolti i malandrini, non vuole mostrarsi debole né a loro né alla stessa Lily. Non ha bisogno di nessuno e va contro tutti pur di affermarlo. La superbia è quindi il suo peccato capitale. Lo porterà a perdere tutto e anche la cosa più importante per lui. Ma il difetto più grande di Piton è proprio il suo egoismo, che non lo abbandona mai, neanche quando tornerà dalla parte del bene. La prova più eclatante è proprio il fatto che a lui non interessasse della possibile morte di Harry o di James, purché restasse viva Lily, anche se devastata dal dolore. Tutto ciò che ha passato, il suo senso di colpa e quello che adesso è il suo compito nell'ordine, cioè fare il doppio gioco, sono tutto quello a cui pensa. Non lo vediamo mai sorridere o dire qualcosa di gentile su qualcuno. Insomma, stavamo prendendo il kit a casa dei Weasley e a un certo punto abbiamo sentito un cinguettio. Ci giriamo! E Fred e Giorgio avevano nascosto una merendina canarina all'interno dei dolci che servivano al tè. E l'aveva beccata zia Muriel! Era tutta coperta di piume gialle! Non fa troppo ridere, Severus! Severus? Insomma, basta, io cerco di essere gentile con te, ti racconto le cose, cerco di coinvolgerti e tu hai una reazione, cioè, reagisci! Schiacciato dalla sua sofferenza, non riesce ad accettarla, né a pensare di poter meritare amore o perdono. Tutte queste cose lo rendono il personaggio incredibile che è, ambiguo, sfaccettato, anche un po' contraddittorio. I due gesti più eclatanti di Piton sono quelli che segneranno tutta la sua vita e chiave di volta dell'intera storia, e non è un'esagerazione. Entrambi hanno lo stesso effetto, la morte di una persona a lui molto cara, però con significati e motivazioni completamente diversi. Il primo è il punto più basso della vita di Piton e riguarda proprio la profezia. Infatti ricordiamoci che è stato Piton a origliare la profezia della Cuman e a riferirla a Voldemort. Talmente accecato dall'egoismo e dalla voglia di primeggiare, non si rende nemmeno conto delle conseguenze che questo gesto potrebbe avere, prima di tutto su Lily stessa. Ma quando se ne accorge è troppo tardi. Disperato, si rivolge a Silente e gli chiede aiuto, ma ancora la sua trasformazione non è avvenuta. Infatti è proprio Silente a fargli notare che non è un'opzione possibile la salvezza di Lily a discapito di suo marito e di suo figlio. E alla fine Piton cede, ma solo perché è Silente che non vuole accettare la morte dei due Potter. Ma ormai è troppo tardi, Lily muore e quell'abbraccio a Godric Sollo è il compimento della trasformazione di Piton. L'altro grande evento in cui è coinvolto Piton è il punto più alto invece della parabola del personaggio. Anche qui qualcuno muore e anche qui per colpa sua. Questo gesto è invece un atto di pietà e di massima fiducia, forse il più nobile della sua vita. Come sappiamo, Piton accetta di uccidere Silente anche se dopo qualche resistenza. Dà il consenso quindi per una cosa che forse nessun altro membro dell'ordine avrebbe mai accettato, e questa cosa lo rende il vero uomo di Silente fino in fondo. Ma cosa ci avrà visto Silente in Piton? Che cosa l'ha portato a fidarsi così tanto e a puntare tutto su un ex mangiamorte che lui stesso aveva definito disgustoso? Piton non è l'unico personaggio all'interno della serie ad anteporre la sua ambizione e la sete di potere all'amore. Un altro personaggio, caro al nostro preside, lo aveva fatto, con gli stessi esiti disastrosi. Un personaggio che aveva distrutto la vita di Silente per ben due volte e lo aveva segnato irreparabilmente. Però non ve lo voglio dire chi è. No vabbè, ve lo dico, è Gellert Grindelwald. Potrebbe sembrare azzardato paragonare Piton a Grindelwald, ma riflettiamoci bene insieme. Entrambi sono stati affascinati dal lato oscuro.
Entrambi hanno scelto il potere piuttosto che l'amore e questa cosa ha portato a due morti significative, l'uno Lily e l'altro Ariana. Quello che Silente poi ha visto in Piton è quello che avrebbe voluto vedere in Grindelwald, la finale presa di coscienza che esiste nella vita qualcosa di molto più importante del potere, che è poi la vera forza e salvezza di una persona. Con Grindelwald non ci sarebbe mai riuscito, nonostante ci abbia provato tante volte. Piton quindi è per lui come la sua seconda possibilità e decide per questo di guidarlo verso il suo riscatto. Si fida di lui, riconosce che il suo pentimento è sincero, anche quando tutti quanti vedono il contrario e non sono d'accordo. Concludiamo la riflessione su questo splendido personaggio proprio con la fine della sua vita. Infatti, solo in punto di morte si può parlare di vero eroismo, quando Piton smette di essere egoista e decide di condividere proprio con Harry i ricordi che riguardano sua madre. Quegli stessi ricordi che fino a quel momento aveva custodito così gelosamente. Sarebbe bastato condividere con lui solo quell'ultima conversazione che aveva avuto con Silente riguardante gli Horcrux, ma lui in questo caso ha voluto davvero mettere a nudo la sua anima, proprio con il personaggio che più di tutti aveva sofferto dei suoi difetti. Per tutta l'evoluzione di cui abbiamo parlato, un personaggio così può avere la sua perfetta redenzione soltanto con la morte. Per il bene della storia, del personaggio stesso, Piton deve morire e rimanere nel ricordo di Harry come l'uomo più coraggioso che abbia mai conosciuto. Malandrini, questa era la nuova puntata di Potter Quest. Speriamo di aver fatto chiarezza su un personaggio che spesso viene banalizzato e di cui si tengono in considerazione soltanto alcune cose. Comunque tenete presente che queste sono nostre opinioni e speriamo che non ve la siete presa se abbiamo tirato fuori il lato più oscuro del nostro Mocciosus. O Pivellus per la nuova traduzione. Comunque, scatenate l'inferno nei commenti perché vogliamo sapere tutti i vostri pareri. E tra un insulto e l'altro, se vi va, mettete mi piace. Se vi è piaciuta, condividete come al solito, perché un buon malandrino diffonde sempre il verbo. Ricordatevelo sempre. Alla prossima a tutti quanti. Ciao ciao e fate il misfatto. Eravamo a prendere il tè dei Weasley e Fred e Giorgio avevano nascosto il tè. È iniziato! Lo so! Insomma, stavo prendendo il tè a casa dei Weasley e Fred e Giorgio avevano nascosto il tè. Insomma, stavo prendendo il tè a casa dei Weasley e Fred e Giorgio... Anche se è una cagata, in assoluto la cosa più difficile che abbiamo mai fatto. Veramente? Eh sì.